Ciao a tutti ragazzi, sono Marco, sono su una missione di Martin di rango 22 da 1 a 2 giocatori. La missione si chiama risoluzione extragiudiziale e ho bloccato la visuale in terza persona. Come arma ho selezionato invece la carabina speciale e questo perché nel rango 22 non sblocchiamo alcuna arma, nel rango 21 abbiamo sbloccato il fucile da cecchino, miglior arma a disposizione tra quelle che abbiamo sbloccato il mitra nel rango 11. Tra due ranghi sbloccheremo il fucile d'assalto che sicuramente non è né carabina speciale né fucile balpapa, ma si avvicina, per cui un vantaggio per chi tra due ranghi non è ancora iscritto nel social club. Comunque al momento, ripeto, la miglior arma reputo ancora o fucile balpap o carabina speciale. Allora, lo spawn potete vedere che è scomodo, ma non è distante dalla macchina, e lo scopo della missione è quello di eliminare un avvocato, che poi sarebbe il procuratore distrettuale, che ha le prove di per poter incriminare Martin per praticamente per mafia, visto che sta depositando degli atti dove si evince appunto il patrimonio di Martin. Quindi dobbiamo eliminare l'avvocato ed è una missione per nulla bella e semplice, non proporzionata al rango, è quasi infantile. Potevano tranquillamente metterla, a mio avviso, già dal rango 5. Tanto, come vedete, questo è l'avvocato e la missione è scriptata. Qui è scattato il verde, proseguendo sulla stessa strada si trova il rosso, già scatta il rosso, quindi facciamo in tempo adesso a far fuori l'avvocato. Ed è questa la tattica che uso sempre io. Mi ci metto un calma dietro e lo faccio fuori. Adesso dobbiamo evadere le stelle di livelli d'esperto, perché comunque avremo quelle, e mi sbrigo ad allontanarmi dalla zona e dirigermi verso casa di Martin. Appena mi si libera un po' la strada e sto tranquillo, imposto il GPS verso Martin per non scappare alla cavolo. Scusate, mi sono perso un attimo. Martin, ma giù. Allora, casa di Martin è qui, questo vicoletto, e dicevo, per non scappare alla cavolo in mezzo allo Santos, ma incominciare a fuggire e avvicinarmi da Martin, consegnare le prove e terminare la missione, perché la missione termina così, veramente banale, che poco ha a che fare con un rango 22. Comunque valuterò poi gli RP e compenso, intanto qui arrivano. Valuterò poi, dicevo, gli RP e compenso per capire se la Rockstar l'ha valutata seriamente di rango 22 questa missione, o se l'hanno messa tanto per riempire qualcosa in altre parti, perché di rango 5 e 6 era veramente piena e forse non ci hanno voluto far vedere Martin prima. Comunque manca 1,20 km, per cui possiamo dire che la missione è terminata. Tanto che guido, ringrazio gli iscritti al canale YouTube. Ricordo sempre che potete partecipare e dire la vostra sulle missioni nell'apposita sezione del forum. Chi si volesse iscrivere anche lì, ringrazio gli iscritti e chi si volesse iscrivere. E sarebbe bello poter creare una comunità dove ci scambiamo le esperienze su sopravvivenze, missioni, e poi vedere chi ha trovato il modo per sopravvivere sicuramente al 100%, portare al termine una missione senza mai morire. Ok, adesso vedremo
Gli RP e compenso, ricordo la missione, risoluzione extragiudiziale di rango 22 di Martin, da 1 a 2 giocatori. 7.250 per quello che abbiamo fatto elevato, per il rango è basso. Gli RP, lo stesso identico ragionamento, per quello che abbiamo fatto elevato, per il rango è basso. Io spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, alla prossima.